Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Cosa succede nelle carceri italiane? Cosa succede nelle carceri abruzzesi? È la domanda che noi ci facciamo ogni volta che arriva in redazione, questa settimana in particolare ne sono arrivate tantissime, di segnalazioni, di denunce, di rivendicazioni da parte del personale della Polizia Penitenziaria e notizie di cronaca che raccontano quello che viene fuori dalle mura carcerarie di una situazione difficilmente da poter raccontare come idilliaca, una situazione di un'amministrazione penitenziaria che ha bisogno di poter essere all'altezza della garanzia dei diritti costituzionali, ma anche della garanzia della sua missione, del suo servizio alla comunità. Il tema delle carceri è sempre molto difficile da affrontare, noi però lo facciamo perché abbiamo bisogno di capire e far capire che cosa significa oggi vivere il mondo carcerario. Lo facciamo avendo una grande opportunità in questa trasmissione di avere interlocutori di altissimo profilo, che io saluto e ringrazio per aver aderito al mio invito, ringrazio in particolare il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ha concesso loro le autorizzazioni per essere presenti. Saluto e ringrazio Stefano Liberatore, direttore facente funzione del carcere di Sulmona. Buonasera. Buonasera a lei. Fiorella Ranalli, che è responsabile dell'area educativa del carcere di Sulmona. Buonasera anche a lei. Buonasera. Abbiamo Mauro Nardella, segretario territoriale della UILPA Polizia Penitenziaria. Buonasera, buonasera Nardella. E soprattutto buonasera abbiamo la persona che ha dato vita a questo mio progetto di poter discutere un'ora di questo argomento, perché questo argomento lui ce l'ha nel cuore da anni, da quando si è impegnato con l'associazione Nessuno Tocchi Caino, e Germano D'Aurelio. Buonasera Germano. Grazie direttore, grazie a tutto l'ascolto che spero manteniamo alto fino alla fine della puntata. Sì, perché deve essere un ascolto consapevole, un ascolto che può a volte riuscire anche attraverso qualche messaggio che trapelerà magari proprio da questi schermi a scalfire qualche pregiudizio, a dare, io credo, anche quello che è il nostro mestiere, qualche informazione in più. E allora noi le informazioni le chiediamo a una sede autorevole, forse ancora più autorevole della nostra, Germano, che è quello del tuo segretario nazionale di Nessuno Tocchi Caino, Sergio D'Elia, che è in collegamento Zoom con questa trasmissione, che io saluto e ringrazio. Buonasera D'Elia. Grazie a lei e grazie a tutti gli ospiti in studio, soprattutto a coloro che avranno la pazienza di seguirci. Bene, io penso che sarà una pazienza presto esaudita, non esaurita, perché io le chiedo, intanto ecco, la prima domanda che mi viene di farle è perché per esempio non si è parlato dell'emergenza carceraria in questa campagna elettorale, in cui si è parlato di tutto, si è parlato di immigrazione, si è parlato di temi di facile presa, possiamo dirlo, di urgenza e di impellenza per l'attività della nostra vita quotidiana, però delle carceri non si è parlato mai in questa come in altre campagne elettorali. Vuol dire che non c'è un problema così importante nell'agenda di questo paese, D'Elia? No, forse perché il problema è talmente grave che nessuno vuole affrontarlo, perché è anche difficile affrontarlo, e c'è una sorta di, non dico di pudore, forse è proprio una vergogna a voler rappresentare pubblicamente, quindi portare alla conoscenza del popolo italiano quello che accade nel luogo che secondo filosofi da Dostoevskij a Voltaire, Tolstoi, ritenevano e dicevano: se vuoi conoscere la civiltà di un paese bisogna andare a visitare le carceri e quindi conoscerne la realtà. È talmente grave, è talmente degradata, è talmente, come dire, malsana, che si ha quasi vergogna a parlarne. Se fosse accaduto durante la campagna elettorale un episodio di cronaca nera, ovviamente, no? Tale da dire, da far poi fare la propaganda sulla certezza della pena, sul carcere che deve contenere, riducare, oppure che è impossibile per alcune persone
anche lo stesso principio costituzionale della rieducazione, per cui bisogna rispondere con la durezza e quindi con, come si dice, no, il carcere in cui si sbatte in cella e si butta via la chiave. Fosse accaduto un episodio di, se ne sarebbe parlato, ma siccome questo non è accaduto, ma quello che sta avvenendo è davvero contrario ai principi basilari, io dico, di civiltà, di umanità, di rispetto di quelle che sono le leggi, innanzitutto, dello Stato, beh, allora questo non se ne può, non se ne deve parlare. C'è una cifra che rende, come dire, l'idea di quello che sta accadendo. Ci sono 5-6 mila, forse 7 mila detenuti in più di quante la struttura riesce a contenerne. Sono oltre 56 mila, ci avviciniamo ai 56 mila e 300, 400. Tempo fa, qualche anno fa, la Corte Europea per i diritti dell'uomo e per il sovraffollamento aveva condannato l'Italia, obbligandola da un lato a rientrare nella capienza regolamentare, dall'altro a risarcire i detenuti che avevano vissuto per anni in condizioni tali per le quali la Corte Europea ha detto che l'Italia si era macchiata di un grave crimine, quello di trattamenti inumani e degradanti. L'altra cifra sono i suicidi. Tanto io voglio dire, proprio brevemente, ricordare che Marco Pannella, quando parlava del carcere, non parlava dei detenuti o solo dei detenuti. Lui diceva i detenuti e poi usava questa sua espressione dei detenenti, cioè coloro, gli operatori penitenziari. Lui parlava di una comunità penitenziaria. Questo degrado, questa situazione disastrosa per cui noi abbiamo avuto in questi primi 10 mesi e mezzo dell'anno tanti suicidi quanti non abbiamo avuto mai negli ultimi 20 anni, siamo a 79, e poi accanto a questo di detenuti e accanto a questo di anche agenti della polizia penitenziaria. Beh, questa è qualcosa per cui noi non possiamo vedere il carcere come il luogo in cui si violano i diritti umani dei detenuti o solo dei detenuti, ma il carcere in cui si violano i diritti umani fondamentali, anche in carcere ci lavora. Mi riferisco ai direttori, agli educatori, alla polizia penitenziaria, che sono vittime anch'esse di questa inciviltà, di questo degrado, di questa violazione di quelle che sono le leggi, non solo della Costituzione, ma anche dell'ordinamento penitenziario. Quindi 79 suicidi detenuti, credo che siamo nell'ordine, c'è un rappresentante della UIPL, potrà dirlo lui, ma sono rispetto alle altre forze dell'ordine, il tasso di suicidi nella polizia penitenziaria è molto molto più alto, che è la cifra, il segno di un disagio, di una situazione intollerabile. E quindi bisogna affrontarla nel complesso con dei provvedimenti che non possono essere quelli dettati dalla demagogia. Ci sono principi costituzionali, c'è un ordinamento penitenziario. Bene, è compito dello Stato nei confronti delle persone private della libertà e nei confronti delle persone che sono addette alla custodia di coloro che sono privati della libertà, ecco, c'è un dovere di intervento che deve essere immediato, necessario, urgente, se vogliamo salvare questo povero Stato, questa nostra Repubblica, per non essere di nuovo condannati dalla Corte Europea come avvenne tempo fa con la famosa sentenza Torreggiani contro Italia. Grazie, grazie Delia. Io contestualizzerei il discorso su scala abruzzese, perché insomma lo spaccato dei problemi è stato già brillantemente espresso dal segretario di Nessuno Tocchi Caino, con le situazioni appunto contingenti della nostra regione. Si faceva riferimento a Marco Pannella, noi siamo a parlare di questo anche perché c'è stato Marco Pannella che ha in noi aperto questa sensibilità. E spiace, direttore liberatore, glielo dico perché lei è anche ovviamente direttore delle case
carcere di Castrogno. Sapere che Castrogno è uno dei carceri che ha una maggiore sofferenza proprio rispetto al tema del sovraffollamento, un tema col quale fate i conti voi continuamente ogni giorno. Episodi come quello che è avvenuto lo scorso fine settimana con un detenuto tossicodipendente che chiedeva quel particolare farmaco, ha creato problemi alle cose, per fortuna non alle persone, però insomma è l'effetto di una situazione di organici che non sono quelli con i quali voi potreste operare in maniera più ordinaria e regolare. Ecco, esiste questa emergenza personale nelle carceri a Teramo o anche in altre case circondariali abruzzesi? Beh, certamente, io non è che scopro l'America se dico che quello che è stato poco fa esposto brillantemente dall'esponente di Nessuno Tocchi Caino effettivamente rende consapevole del fatto che questa è una realtà critica che noi viviamo da molti anni e siamo quindi in una sorta di piena emergenza carceraria. Non lo scopro io come direttore attualmente della Cassa Circondariale di Teramo e nel contempo anche direttore reggente della Cassa di Reclusione di Sulmona, perché i problemi connessi a questa atavica criticità che poi non ci impone anche il dovere di andare alla ricerca delle cause che creano questo disagio che accompagna ormai da anni il sistema penitenziario. È ovvio che fa del sistema carcerario e della società stessa, che è comunque madre della comunità carceraria, perché è una parte il carcere della società stessa, ci fa veramente mutuare quel concetto che è stato espresso poco fa dall'esponente che ha introdotto brillantemente questo discorso sulle criticità penitenziarie, quello del famosissimo romanziere e scrittore russo Dostoevskij, che dice che misurando il grado di civiltà di una nazione attraverso quello che si riesce a offrire e a dare alle prigioni di ogni nazione, cioè il trattamento che è oggi comprensivo di tante componenti, tra le quali, secondo l'orientamento della Carta Costituzionale, c'è l'umanizzazione e la rieducazione. Vedete, io parto dal presupposto, non voglio entrare nei particolari che sicuramente saranno poi discussi in maniera molto più tecnica anche dal presente esponente del dottor Nardella, che conosco anche perché lavoriamo insieme e collaboriamo insieme al carcere di reclusione di Sulmona. Io mi limito in qualità di direttore di due istituti penitenziari a fare una valutazione critica, cercando da questa di capire di come magari sia opportuno cominciare a prendere le mosse, questo avvio verso quella serie di azioni che possiamo definire pragmatiche e non limitarci, anche se sono fondamentali questi momenti di incontro culturali che sono ovviamente finalizzati alla discussione, alla conoscenza sempre più approfondita di un sistema penitenziario che per molto tempo è stato lasciato solo, abbandonato a se stesso, come luogo dell'abbandono, della segregazione, dove regnano ovviamente non le virtù ma solo l'ignoranza o la subcultura penitenziaria. E questo è un ragionamento che, come è stato detto all'inizio dell'introduzione, che coinvolge o finisce per coinvolgere anche gli stessi operatori penitenziari. Quindi bisogna rilanciare questo sistema penitenziario attraverso azioni pragmatiche e non attraverso pure discussioni che possiamo definire di mera accademia. Perché non c'è più il tempo di discutere o di parlare di criticità, perché tutti siamo consci che il sistema penitenziario oggi vive un momento di pura drammaticità e se vogliamo avere il coraggio di affrontare la situazione per quello che merita, allora occorre cominciare a individuare le cause di questi disagi e verificare cosa sarà necessario o opportuno intraprendere per contenere, non dico eliminare perché sarebbe troppo bello e auspicabile questo termine, ma almeno contenere al massimo tutto quello che oggi crea disagio alla polizia penitenziaria, che è in prima linea
front line nelle relazioni quotidiane, a interfacciarsi con una popolazione detenuta che sicuramente sente anche questo disagio, lo avverte, perché avverte il disagio della stessa polizia penitenziaria, che è abbandonata a se stessa, nonostante gli sforzi che il Dipartimento con il provveditorato fa, sta portando avanti, con concorsi che anche recentemente sono stati indetti, con l'estrema sensibilità verso il benessere del personale, attraverso iniziative come Kairos e altre, per essere molto più vicini a un personale che fatica a mantenere sempre elevato il senso di fiducia, il senso di coraggio, se vogliamo dire, quando si trova a confrontarsi con detenuti riottosi, poco rispettosi delle regole prescrittive in ambito delle sezioni detentive, che è quello che io sto vedendo anche in termini di ciò che accade nella reclusione di Sulmona, come anche nella casa circondariale di Teramo. Vedete, la differenza tra le due strutture è enorme, perché nella casa di reclusione ci sono detenuti d'alta sicurezza con una omogeneità di circuito che apparentemente favorirebbe il trattamento in generale penitenziario. E a Teramo c'è di tutto. A Teramo c'è di tutto, c'è una confusione di circuiti penitenziari che rende estremamente arduo anche l'intervento della stessa polizia insieme agli educatori per finalizzare quel trattamento a scopi rieducativi e di umanizzazione. E su questo io chiamo in causa la dottoressa Ranalli, perché le chiedo, ma nell'ambito di questa situazione di totale emergenza, ma voi riuscite a svolgere comunque la vostra attività dell'area educativa all'interno delle carceri? Questa cosa, questo che lei mi sta chiedendo, lo mettiamo in atto tutti quanti i giorni, ma con grandissima sofferenza. E perché stiamo in sofferenza? Perché rispetto ai funzionari che dovrebbero essere presenti in proporzione al numero dei detenuti, ovviamente siamo in netto sotto organico. E adesso, proprio recente, ma le parlo proprio di un mesetto fa, c'è stato un relativo incremento di unità, ma non raggiunge certamente il numero dei funzionari che dovrebbero essere in organico e appunto occuparsi del trattamento. Stiamo, ripeto, in grossa carenza. Basti soltanto pensare che nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi due anni, a fronte di quasi 400 unità di reclusi, noi funzionari eravamo poco più di due. E poco più di due, senza contare ferie o, insomma, o altro. Quindi quando diciamo, cioè, quella che dovrebbe essere la funzione costituzionale, che esatto, diceva Delia, esatto. la prima cosa, esatto, per cui in Costituzione si parla di carcere, cioè esatto, la rieducazione, esatto, della pena, è la cosa che diventa, esatto, marginale. Quindi, nelle strategie diventa marginale, perché i numeri sono esigui, certo che rispetto poi all'impegno che ognuno di noi mette quotidianamente rispetto alle attività, quello è assolutamente, cioè, è un dato di fatto. Da questo è un dato punto di vista fatto. Siete eroici, insomma. Sì, non dico eroici, ma la sfioriamo quasi. E se teniamo appunto in considerazione il numero rispetto a tutto quello che quotidianamente siamo chiamati a fare, dalla realizzazione di progetti alle richieste dell'ufficio di sorveglianza, del tribunale di sorveglianza e delle udienze in tribunale, che i magistrati chiedono giustamente l'esito del percorso di ciascun detenuto, e dobbiamo ottemperare alle richieste della magistratura di sorveglianza. E questo è il gatto che si morde la coda, perché dobbiamo ottemperare alle richieste della magistratura fornendo dei dati rispetto al vissuto quotidiano del detenuto, delle attività trattamentali in particolare, e che noi stessi funzionari siamo chiamati ad organizzare, certo, e a realizzare, ma sono sempre gli stessi,
poco più di due funzionari che lavorano da più di due anni. Certo. Allora, noi abbiamo dato un primo quadro della situazione, tra poco sentiremo Nardella, sentiremo Germano D'Aurelio, sentiremo D'Elia dal quale poi ci congederemo, però una piccola pausa dalla regia e poi riprendiamo così con più calma. Allora, siamo tornati in studio, stiamo affrontando il tema dell'emergenza carceri, siamo a Nardella che rappresenta un po' il personale che vive professionalmente, quotidianamente questa emergenza anche come... insomma, anche come un tema di maggior pericolo rispetto a quello che è il lavoro abituale di un operatore di pubblica sicurezza in una situazione comunque già complessa che voi conoscete professionalmente, nella quale da anni vivete. Ecco, che cosa è cambiato negli ultimi anni e soprattutto perché chiedete, ad esempio, più volte è stata reiterata questa richiesta di utilizzare il taser per poter fermare delle situazioni di violenza che nei numeri sono in crescita rispetto alle vostre attività professionali all'interno delle carceri. Cioè, il rischio è aumentato in maniera superiore alle attese negli ultimi anni e perché? Beh, vorrei riprendere un po' quello che diceva Sergio D'Elia nella premessa e nel preambolo che ha dato in là questa conversazione. A D'Elia intanto vanno i miei più sentiti ringraziamenti e compiacimenti per quello che ha detto, perché non è facile riuscire a mettere insieme le difficoltà che si vive all'interno del carcere unendo le due fazioni. E quindi a me interessava molto quello che diceva, che avrebbe detto D'Elia, l'ha detto nella maniera più congeniale possibile. Quindi grazie D'Elia per la delucidazione e il pensiero che ha avuto anche e soprattutto della Polizia Penitenziaria. Negli ultimi tempi è peggiorato tutto, nel periodo post-pandemico si può dire che il sistema penitenziario è collassato. E lo possiamo tranquillamente vedere facendo riferimento ai numeri. Per questo motivo raccolgo l'invito fatto dal dottor Liberatore, al quale va il mio più sentito apprezzamento e soprattutto compiacimento per aver accettato l'idea di guidare anche l'Istituto di Sulmona, che allo Stato vive insieme a Teramo una delle situazioni peggiori in ambito regionale. Beh, che cosa è peggiorato? Vediamo i numeri. Rispetto al periodo prepandemico in Italia contavamo 350 aggressioni in media nei confronti dei poliziotti penitenziari. Subito dopo l'avvento pandemico ci siamo ritrovati in una situazione davvero eclatante e alquanto disastrosa. Oggi contiamo 1700 aggressioni nei confronti dei poliziotti penitenziari. E riprendendo il concetto che ha espresso D'Elia, non possiamo altro che rapportarlo anche alle condizioni che vivono gli utenti. Perché questo? È un po' come tenere il leone in una gabbia molto più stretta rispetto a quella che di norma dovrebbe avere, e io per gabbia stretta intendo tutto ciò che va a riguardare il contorno del diritto, così come dovrebbe essere inteso e così come la Costituzione ci invita a supportare per il detenuto. Una persona che vive in una condizione di ristrettezza in fatto di diritto, non tanto dal punto di vista logistico, visto che con la tua regione abbiamo notevolmente migliorato da questo punto di vista, non può che essere una persona sicuramente molto più orientata a rapportarsi negativamente con chi si ritrova di fronte. E chi si ritrova di fronte è il poliziotto penitenziario, che suo malgrado, e malgrado, scusate il giro di parole, abbia tra i compiti istituzionali quello di poter partecipare nell'ambito di gruppo all'osservazione e al trattamento del detenuto stesso, si ritrova ovviamente a dover subire le conseguenze. Il taser perché è stato proposto? Semplicemente perché è l'unico elemento che abbiamo allo stato attuale, seppur, ripeto, ci tengo a precisarlo, da identificare quale armamento di reparto e non quale arma da utilizzare così in maniera spassionata all'interno dei reparti detentivi. Lungi dalla UIL pensare che si possa un giorno ricorrere a questo
tipo di armamento facendone un uso ordinario, no, assolutamente. Il taser è stato dimostrato anche dalla sperimentazione che la Polizia di Stato ha avuto modo di mettere in campo, è un elemento che ci permette di fronteggiare, e mi auguro nella maniera meno frequente possibile, le situazioni più difficili da gestire. Quali potrebbero essere quelle che possono far riferimento a persone che in quel preciso istante non sono più comandate dai loro istinti e quindi anche per l'entità in termini di efficienza fisica e muscolatura prestante non sarebbe mai capace di affrontare fino anche un nucleo di poliziotti penitenziari. Quindi ed evitare così di ripercuotere diciamo negativamente l'immagine del corpo anche dando in pasto a chi che sia, insomma, un'immagine distorta della Polizia Penitenziaria, penso sia opportuno che si realizzi e il taser potrebbe essere un valido strumento per arrivare a ciò. Germano, c'è un altro numero tremendo che è quello che ricordava Sergio De Lia all'inizio, quasi 80 suicidi in carcere all'inizio dell'anno, questo è veramente un anno tragico da questo punto di vista. Tu che frequenti queste persone, perché poi di persone parliamo, non parliamo di numeri, non parliamo di numeri quando parliamo di agenti di polizia penitenziaria, perché ci sono le loro storie, ci sono le loro angosce, ma ci sono anche le persone che vivono l'esperienza del carcere da detenuti, persone che non ci sono più, che l'hanno deciso di farla finita. Tu che le incontri quotidianamente, perché fai un'attività più o meno nota, insomma, di vigilanza, di osservazione, di collaborazione con questo mondo, ecco. Cosa pensi che rappresenti per loro il momento in cui si fallisce tutti, loro si sentono incapaci di poter accedere a una fase riabilitativa, comunque ad avere una nuova vita, e soprattutto c'è il fallimento dello Stato quando avviene una cosa del genere? Dal punto di vista del rapporto umano con queste persone, come pensi di poterle salvare quando ci parli? Mi hai fatto una domanda troppo impegnativa, perché io non penso di poter salvare nessuno, tutt'al più di regalare, quando ci riesco, un sorriso. Io frequento molto volentieri il carcere perché ho trovato tanta umanità, tanta buona volontà e soprattutto tantissimo impegno, come direbbe Sergio, come avrebbe detto Marco Pannella, da parte dei detenenti e anche dei detenuti, ovviamente. Io sto da un lato iscritto e militante, così si dice, con Nessuno Tocchi Caino, e dall'altro lato sono un socio onorario della Polizia Penitenziaria, perché il nucleo qua di la sezione di Pescara ha voluto che io fossi socio onorario per varie attività svolte in vari istituti qua in Abruzzo soprattutto. Per me la situazione è soprattutto culturale, nel senso che intanto non credo che ci sia nessun politico disposto a enunciare qualcosa di rivoluzionario, cioè porre dei fondi sulle carceri, insomma. Al posto di dire vabbè, la lotta all'inflazione, il bonus 110, quello che è, tutte emergenza, ma l'emergenza primaria è la costruzione dell'educazione, quindi la scuola, e la ricostruzione di chi purtroppo questa educazione o non l'ha avuta o diciamo che ha avuto un impegno che è andato a finire, diciamo così, a male. Purtroppo. La prima lotta da fare, secondo me, è in mezzo alla gente far capire che di là, dal muro, oltre il muro, non ci sono i mostri, ci sono delle persone che hanno sbagliato e che a noi come società servono. Servono di più riabilitati e impegnati nella costruzione di una società e non ad essere rinchiusi, condannati, eccetera. Purtroppo io sto spesso in mezzo alla gente, sulle piazze, sui marciapiedi, nei locali,
E quando si va a finire su questo tema, la vulgata popolare è sempre la storia, fusso per me, eccetera, eccetera. Ora dico, vabbè, ma tu parli con l'ignorante. Sì, ma l'ignorante vota, l'ignorante fa opinione, l'ignorante nella sua moltitudine poi che fa? Va anche un pochino a condizionare qualsiasi scelta di qualsiasi governo, perché io non mi aspetto che un governo di questo colore non lo faccia, però mo che arriva l'altro governo, no, perché non è conveniente per l'immagine di nessuno occuparsi degli ultimi. Questo è il problema principale e io non posso che essere vicino, ma veramente vicino, al direttore, a Fiorella Ranalli, con la quale abbiamo fatto delle attività straordinarie nel carcere di Sulmona. Io non posso dimenticare che la prima volta che venni al carcere, anzi non era la prima volta perché ero stato altre volte, eccetera. Però la prima volta di queste fasi un po' più negli ultimi anni, poi il Covid ci ha interrotto, il direttore si è premurato di dirmi, e Sergio lo sa benissimo, di dirmi, guarda, tu vai in tutte le carceri d'Abruzzo, però sappi che questo è un carcere di alta sicurezza ed è, c'è tutta la criminalità organizzata, quindi magari stai attento con le battute. Io ho detto, non ti preoccupare, sono uscito dopo 3 minuti e ho trovato quasi 500 persone, nessuna abruzzese, io non sapevo da che parte iniziare, ma ho iniziato rischiando su una presunta risata, ho detto, ma ha detto il direttore che siete tutti della malavita organizzata, beh, se siete qua organizzatevi un po' meglio, là ovviamente è scattata la risata, ma che cosa fa una risata? Intanto ci fa conoscere un po' di più, intanto dopo di quell'incontro abbiamo cominciato a fare cose straordinarie, abbiamo trascinato veramente il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, vabbè, diceva è una presenza istituzionale, sì, ma è venuto a dichiarare che avrebbe firmato contro l'ergastolo ostativo ed era una cosa importante per noi. Abbiamo fatto, ricordavamo qualche settimana fa i presepi regalati poi al comune di Atessa, abbiamo fatto 2 mostre di pittura con i quadri battuti all'asta, il ricavato i detenuti non hanno voluto il ricavato, ha detto no, lo daremo in beneficenza. Beh, insomma, lì ci sono persone con il cuore e se toccate riescono a dare non uguale a un esterno, daranno molto ma molto di più, perché provati da una pena, se hanno capito, beh, poi si risolvono, risorgono e riescono a dare 10 volte di più dal danno che hanno causato. Questa è una mia convinzione, ma reale, profonda, perché ho avuto troppe volte il modo di verificarlo, insomma. E ho detto pure delle cose strane a casa mia, che mia moglie mi diceva, ma sempre un'altra volta in carcere. Ho detto, tesoro, le persone più brave che conosco stanno in carcere. Non ho specificato se erano detenuti o detenenti, ma comunque, come diceva prima il direttore, nella comunità penitenziaria. Io non so, aprirei un po' il dibattito, ci manca qualcuno della Chiesa, perché io molte volte attacco pure questa cosa che tra le azioni di merito delle virtù corporali, da mangiare agli affamati, da vestire gli ignudi, visitare i carcerati. A parte che ci ho una marea di permessi, non è facile, ma chi ci va? Neanche un cappellano. Io ho trovato il primo cappellano al carcere di Pescara, era ortodosso rumeno, siamo tuttora amici. Perché? Perché magari il cappellano cattolico era impegnato, aveva altre 1000 cose da fare, ma ci mancano anche i cappellani, sì, ci mancano gli agenti, ci mancano gli educatori, ci mancano pure i cappellani.
ma Cappellani diciamo come una specie di padre spirituale, di uno psicologo, cioè sono figure che dovrebbero esserci, figure vicino a questi sfortunati, perché non possono essere solo gli agenti, i vigili attenti di questa evoluzione che dovrebbe insomma verificarsi dentro una cella. No, non possono essere loro, anche perché non hanno le armi giuste per farlo. Quindi bisogna svegliare il popolo, svegliare il mondo esterno. Io ti ringrazio mille volte, Carmine, direttore del Rete 8, non del carcere, perché hai aperto un dibattito e anche perché mi stai consentendo, e mi taccio, di dire cose che io solitamente vengo qui per fare altro, sapete tutti, sono anche in sovraesposizione. No, ma io lo faccio anche per avere la cognizione del problema, per questo chiedo a Sergio D'Elia, prima di salutarlo e ringraziarlo, naturalmente, una risposta flash a due o tre situazioni che sono venute fuori dal dibattito. Intanto io non ho ancora capito se ci sono troppo pochi detenenti o se ci sono troppi detenuti. Anche in relazione a quello che succede a livello internazionale, cioè come sta messa l'Italia nel rapporto. Poi questa cosa del taser, voglio capire insomma se è una situazione che può risolvere in quei limiti il problema delle aggressioni. E l'altra, voglio capire che cosa si aspetta da un ministro che dovrebbe essere, culturalmente lo è, di area liberale e di area garantista rispetto alla gestione del problema carceri. D'Elia. Allora, per quanto riguarda il rapporto tra il numero degli operatori penitenziari, questa è una domanda relativa alla polizia penitenziaria, il numero dei detenuti, è chiaro che le due cose sono strettamente legate. Questo vale anche per gli educatori. La dottoressa prima dell'area educativa diceva su 400 detenuti ci sono due, se ho capito bene, due educatori. Non è possibile, non è concepibile una cosa del genere. Io non sono molto convinto, anzi non mi piace il termine che quello è un luogo di rieducazione. Chi è che si eleva al livello alto del dover rieducare? È possibile, molto spesso lì dentro c'è un problema di educazione, non di rieducazione, perché il grado di scolarizzazione, il livello di scolarizzazione per quanto riguarda i detenuti è davvero bassissimo, ma mancano per molti di loro le basi proprio formative. In carcere ci finiscono i poveri, ci finiscono la gente poco istruita, lì c'era un problema soprattutto di scolarizzazione, di educazione ai livelli proprio minimi fondamentali. Per quanto riguarda la polizia penitenziaria, se dovessimo fare un rapporto con l'Europa, il livello di occupazione di polizia penitenziaria nelle carceri italiane non è, diciamo, di sotto organico. E la situazione, ripeto, rispetto al numero di detenuti, certo, ma noi dobbiamo uscire da questa logica: quanti detenenti servono per quanti detenuti. Rispetto al taser, la nostra associazione si chiama Nessuno Tocchi Caino, poi da 3 anni a questa parte abbiamo aggiunto un motto, che è quello di San Paolo nella lettera ai Romani: spes contra spem, il dovere incarnare la speranza soprattutto nei momenti e nei luoghi dove questa non c'è, non si vede, non viene donata. Il motto della polizia penitenziaria è despondere spem munus nostrum, quindi c'è questa assonanza. Induccio incarna la visione che noi abbiamo, che Marco aveva e che noi abbiamo adottato, di un carcere come luogo in cui esiste un insieme, non esistono parti, no? Una somma delle parti, peggio ancora se queste parti le consideriamo antagoniste, contrapposte. Purtroppo quello è una realtà, un insieme, ed è un laboratorio, se vogliamo, di una società. Se vogliamo vivere in una società in cui prevalga la non violenza, l'armonia, il dialogo, forse abbiamo quel campo di sperimentazione
E anche in questo senso, no, è lo specchio di una società, si misura la civiltà di un paese. Se noi riuscissimo a far vivere il carcere in termini di, appunto, di considerarlo un insieme di parti e non la somma delle parti o la contrapposizione di parti, le guardie e i ladri, avremmo reso un servizio che va oltre il carcere. Io di primo, ecco, su questo misuriamoci. Nardella, io ti ringrazio per le parole, ma davvero non sono di circostanza né da parte mia né da parte tua. Le ho vissuta questa visione che io del carcere l'ho vissuta grazie a Marco Pannella e quanto lui abbia amato la comunità penitenziaria. Io non una volta, ogni volta che lui veniva invitato ai congressi vostri della polizia penitenziaria, quante volte è venuto? E io l'ho accompagnato perché lui vi amava, vi voleva bene, perché sapeva quel gran, ecco, quel despondere spem munus nostrum. È lui che aveva questo mantra, no, della speranza contro ogni speranza, di spesse contro spem. Quindi ragioniamo, troviamo soluzioni che siano all'impronta del dialogo, della convivenza, delle relazioni umane innanzitutto. Il problema è che voi siete ora in carcere costretti a discutere del taser perché la situazione è strutturalmente difficile anche per voi rispetto alla vostra missione. L'ultima cosa, il ministro. Allora, Nordio, noi abbiamo salutato la nomina di Nordio al ministro della giustizia, fiduciosi che in quel luogo, in quel ruolo, in quella difficilissima missione a cui è chiamato, lui possa, ecco, riversare quello che per tutta la sua vita e la sua attività intellettuale, professionale, da magistrato, lui, ecco, tutto quello in cui lui ha creduto. Non siamo degli ingenui, sappiamo che si muove in un contesto di un governo che è di coalizione, che ci sono chi tira da una parte, chi tira dall'altra, però lui alcune cose le ha già dette. Non vuole fare l'amnistia, lui era a favore dell'amnistia, lo ha detto esplicitamente. Non la potrà fare, ne sono consapevole, ma quelle cose di buon governo del carcere, per le quali Rita Bernardini periodicamente fa scioperi della fame dell'ordine di 30 giorni ogni volta. Ecco, quella cosa per la quale in questi giorni Roberto Giachetti depositerà una proposta di legge che è quella che lui aveva presentato nella scorsa legislatura, quella almeno della liberazione anticipata speciale, passarla da 45 giorni a 70 giorni. A cosa serve? Ecco, serve innanzitutto ai detenuti perché dicono: oh, il governo ci considera, ha fatto qualcosa per noi, non siamo buttati lì. È un segno di attenzione, di ristoro, di ascolto. Ecco, questo è una cosa di buon governo. Non usciranno. Molto spesso concedere la liberazione anticipata significa dare la speranza ad uno di, ecco, di uscire magari qualche giorno prima, non qualche anno prima, dal carcere, dopo aver quasi ormai scontato la propria pena. Visitare i carcerati, Duccio, ti voglio un sacco di bene proprio perché tu riesci a cogliere il senso, ma vi ricordate? È quello, quel Cristo che decide le opere, che ispira agli apostoli le opere di misericordia corporale. Visitare i carcerati. Noi stiamo partendo con Elisabetta Zamparuti e Rita Bernardini su 365 giorni all'anno, almeno 200, noi le dedichiamo a questa opera di misericordia corporale, visitare i carcerati. Stiamo andando in Sicilia, staremo 20 giorni. La Sicilia è la regione che ha più carceri in assoluto rispetto alla popolazione delle varie regioni d'Italia. Cosa ci andate a fare? Ecco, a compiere questa opera. Perché i detenuti sappiano
e vivano la nostra presenza come un segno di amore, di attenzione. Ne salveremo 10 dai suicidi attraverso questo? Per noi sarebbe una grande vittoria. È un'offesa, direi quasi una sorta di attentato a Marco Pannella, se una persona decide di non essere speranza nella disperazione in cui vive. E ecco, se potesse ricordare Marco Pannella, e oggi Rita Bernardini, che è quella che sta incarnando la visione di Marco del visitare i carcerati. Come? C'è stato Marco, c'è Rita Bernardini che viene e vi visita. Non potete fargli arrecargli l'offesa del suicidio, della violenza nei confronti di voi stessi, oppure, sempre come atto di disperazione, della violenza nei confronti di chi ha a cura la vostra privazione della libertà e quindi la missione di custodia. Questi sono i suicidi. Cerchiamo di essere, ecco, quello che tentiamo di fare è proprio questo, di convertire dalla violenza alla non violenza quel luogo che di per sé induce, provoca, crea violenza. E cerchiamo di ridurre il danno. Stiamo andando in Sicilia dal 19 al 29 in giro per le carceri, poi per altri giorni andremo nella Sicilia occidentale, ma nell'ultimo anno, ma davvero non abbiamo fatto altro che abitare quei luoghi. Ma dice, ma perché vi occupate di carcere? Non solo perché i filosofi dicono che è lo specchio di un paese, eccetera, perché riteniamo che come noi ci comportiamo nei confronti, proprio nelle situazioni dure, al limite, quelle, ecco, forse lì troviamo la chiave per come ci possiamo comportare, ma direi io addirittura nelle guerre, posso dire, no? Se noi sappiamo governare i conflitti nel luogo dove questi, direi quasi strutturalmente, sono provocati, e beh, abbiamo imparato, abbiamo capito come governare i conflitti interrazziali, internazionali, fra un paese e l'altro. La visione che noi abbiamo è quella che i conflitti si superano con una coerenza del mezzo rispetto al fine. Se noi vogliamo la non violenza, non possiamo usare, in base alla logica che il fine giustifica i mezzi, la violenza, qualsiasi violenza. Grazie. Questo è un messaggio che noi possiamo. Noi partiamo, tiriamo quel filo, che però, ripeto, non riguarda soltanto la condizione carceraria. Grazie, direttore. Grazie, grazie a lei. Grazie, grazie, grazie a voi, Sergio D'Elia. Un'opera di vi aspettiamo. Conoscenza fondamentale. Vi aspettiamo in Abruzzo insieme a Anduccio, allora, in questo tour, presto, di nuovo. Grazie, perché in Abruzzo ci siete e siete stati sempre presenti. Grazie, buona serata. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa, poi andiamo a sentire ancora i nostri ospiti. In linea alla regia. Siamo tornati in studio, adesso non abbiamo tantissimo tempo, però sicuramente i temi che hanno già inquadrato nei loro primi interventi sono stati sviluppati anche dagli altri. Volevo sentire il direttore Stefano Liberatore rispetto a quanto aveva ascoltato, soprattutto rispetto al discorso di riuscire a trasformare, in questo momento è sempre più difficile, un luogo di violenza in un luogo di non violenza. Ecco, quali sono le azioni che lo Stato può mettere in campo per superare questo momento di grande crisi? Nel rapporto anche amministrativo che c'è tra queste strutture dello Stato e la società, direttore. Allora, guardi, io ho ascoltato con molta attenzione il ragionamento poc'anzi fatto dall'esponente, nessuno tocchi Caino. Sono d'accordo, sì, sicuramente nella sua pienezza e validità costituzionale. Dobbiamo però partire dal presupposto importante che la società oggi, se vogliamo veramente affrontare con concretezza e pragmaticità il fenomeno della criticità del mondo penitenziario, la società stessa deve avere il coraggio di far cadere tutti i pregiudizi che ha nei confronti del sistema penitenziario. E quali sono questi pregiudizi? Il fatto di pensare sempre al carcere come un luogo dell'oscurità, un luogo che deve essere tenuto il più lontano possibile dal contesto della civiltà stessa. In fondo la Costituzione italiana sottende e trasmette a tutti noi un messaggio molto chiaro e ineccepibile, che anche il detenuto più pericoloso e temibile non è irrecuperabile. Questo significa che ognuno di loro ha la speranza di poter pensare
in termini di un'aspettativa giuridicamente, non solo di fatto, valida, che c'è un qualcosa che lo attende al momento del suo rientro nella società dalla quale si era autoescluso in ragione dell'illecito penale. Però dobbiamo evitare, questo è già un primo segno che io voglio anche dare a tutti, dopo 29 anni di esperienza in prima linea nel mondo penitenziario, quelle forme di spettacolarizzazione penale a cui oggi si assiste. Il passato ci insegna moltissimo attraverso le impiccagioni, le ghigliottine di pubblica piazza. Ecco, mettere alla gogna oggi un soggetto attraverso un'anticipazione della colpevolezza o l'innocenza, prima ancora che sia la legge o addirittura il magistrato ad applicarla, sotto questo profilo, ecco che emerge una forma di Stato che si identifica con una vendetta pubblica. La cosiddetta vendetta pubblica che secondo me stona con i principi della salute, del principio di democrazia di uno Stato civile e democratico. Cioè lo Stato di salute della democrazia oggi si fonda su un principio di costituzionalità legato all'umanizzazione e alla rieducazione delle persone che sono in carcere. Però facciamo attenzione anche ad un altro aspetto. Abbiamo parlato tanto, ebbene, di questi principi che afferiscono alla tutela di quel centro di interessi costituzionalmente rilevante che è costituito dal detenuto, che è anche cittadino, non ce ne scordiamo. Ma non ci dimentichiamo però che la pena oggi assume anche il suo ruolo fondamentale attraverso quel grado di afflittività che si identifica con la retribuzione corretta. Quella retribuzione che deve esistere non può mai venir meno, e questo non significa andare contro i principi di umanizzazione e di educazione, perché non deve venire meno? Perché è la giusta reazione di uno Stato civile e democratico a quello che è il danno che l'autore del reato ha causato, certo, alla vittima e allo Stato stesso. Questo principio è sorella, quella dell'afflittività, della rieducazione, e insieme si fondono verso quello scopo di umanizzazione che noi dobbiamo raggiungere attraverso gli sforzi che vengono profusi, attraverso anche l'incentivazione e del numero delle persone. Signor Sergio poco fa aveva fatto riferimento al fatto che effettivamente il numero non giustifica la risoluzione delle problematiche. In parte sono d'accordo con quello che lui ha detto, perché effettivamente è la qualità anche di un sistema di interventi a farla anche da padrone, specialmente quando oggi parliamo di vigilanza dinamica, di modalità elastiche di cura e gestione dei detenuti, nell'ottica di un principio di modernità di esecuzione penale. Però io dico anche un'altra cosa, che parzialmente posso condividere questo aspetto legato alla qualità, perché anche il numero fa da padrone in un ambiente penitenziario dove il sovraffollamento crescente pone di fronte ad una scarsità di risorse sia di polizia che di aree funzionarie o pedagogiche che svolgono i principali ruoli di rieducazione e recupero, che cosa? Una scarsità di qualità dell'intervento quando il numero cresce. Perché questo? Perché la rieducazione, che si fonda su un processo di osservazione scientifica della personalità, è chiaro che va avanti attraverso l'obiettivo della conoscenza. La conoscenza si fonda attraverso i colloqui. Se gli educatori sono pochi e se la polizia come primo operatore del trattamento è poca e sfiduciata al compito istituzionale, è normale che chi ci rimette sono anche i detenuti. Certo, e certo. Se vogliamo quindi, concludo, migliorare la qualità del detenuto nella sua accezione di comunità chiusa e quindi membro della stessa società, è chiaro che allora dobbiamo rivolgere con qualità la maggiore attenzione al sistema penitenziario con interventi concreti e risolutivi, e partendo da una visione più che altro politica che di coraggio per affrontare questa innovazione culturale come cambio di mentalità culturale che da tempo, da anni stiamo aspettando. Dottoressa Ranalli, cosa può fare in più la società per capire il mondo del carcere e contaminarsi col mondo del carcere, come ha fatto brillantemente nelle esperienze di cui ci ha parlato Duccio, l'associazione Nessuno Tocchi Caino? Cioè, che cosa manca anche a livello di consapevolezza civica in tutti noi per poter offrire una dimensione sociale di collaborazione a quello che voi fate all'interno delle mura, per poter aiutare la socializzazione e la rieducazione, che è una parola bruttissima, infatti parliamo di educazione delle persone, come è stato giustamente sottolineato. Di cosa c'è bisogno da parte della società civile per aiutare il vostro lavoro, visto che siete davvero in pochi a doverlo svolgere? Se volesse lanciare un appello. Guardi, la domanda non è affatto semplice.
non è affatto semplice, perché il carcere ha una funzione ben precisa. Quello che è stato detto fin dall'inizio è effettivamente così, cioè, come diceva anche Germano, il carcere si tiene lontano, no? Di tutto parlo meno che di ciò che... Ma il carcere ha, per tutte le persone che stanno al di fuori del carcere, quindi in libertà, ha una funzione ben precisa. Ha la funzione di far sapere a tutte quante le persone che sono libere, state attenti, perché se non rispettate la regola, sia scritta che non scritta, o in qualche modo, ecco, finite in quel modo. Quindi, nonostante tutto quanto il percorso, la Costituzione, tutto quanto quello che vogliamo, ma dal punto di vista proprio funzionale, sociale, e, oltre che ovviamente il percorso ci sarebbe anche da dire sulla educazione e sulla rieducazione, all'interno della società il carcere ha proprio questa funzione, quella di essere da esempio per le persone che non commettono reato, di attenzione a come tutti quanti ci comportiamo. Adesso cosa sarebbe auspicabile? Sarebbe auspicabile, mi riferisco essenzialmente a detenuti in media sicurezza, che, considerato che in qualche maniera il sociale è anche causa della devianza, se ci riferiamo a delle motivazioni economiche e a delle motivazioni di lavoro inesistente e appunto a motivi del genere, quindi la società, anche rispetto alla tossicodipendenza, la società crea in qualche maniera il disadattato, la società deve farsene carico. Esatto. Qual è una prospettiva di futuro che la società può offrire a chi è detenuto? Adesso, per società in genere, ci possiamo riferire al volontariato, però la sensibilità delle persone dell'esterno rispetto al carcere è ancora molto significativa e contratta. Sempre rispetto al percorso di quelli che stanno dentro, sono persone delinquenti, fra virgolette, persone che hanno rotto le regole, chissà io cosa posso fare. In genere sono le associazioni, quelle più vicine alla sensibilità, agli ultimi, ai diseredati, sono le associazioni che si avvicinano a livello di volontariato al carcere. Quello che invece le istituzioni fanno è qualcosa di assolutamente apprezzabile ed è concreto. Le faccio un esempio banalissimo, anzi fino a un certo punto banale, giugno, e andrà avanti probabilmente a giugno del prossimo anno, all'interno della reclusione si sta realizzando un PON finanziato appunto voluto dal Ministero della Giustizia e dalla regione Abruzzo. Con questo PON si stanno formando. Cos'è un PON? Scusa, Fiorella. Guardi, sono della programmazione, di progetti, di orientamenti. In ambito dell'inserimento lavorativo. Esatto. E PON perché in nazionale, i POR sono quelli regionali. Ho capito. In nazionale stiamo formando 80 persone, 80 detenuti, che a fine dicembre, con appunto un esame, stanno acquisendo un attestato di qualifica, no? Quindi questa cosa è importantissima, certo. Perché per i detenuti, certo, il carcere di Sulmona ha una media di 150-160 ergastolani, ma quelli che avranno la fortuna e la possibilità di uscire potranno utilizzare questo attestato di qualifica spendibile e inaspondibile dare questa idea lavorativo. Di futuro. Assolutamente. La parola chiave è quella che ha detto Anduccio prima, futuro, perché se tu hai una prospettiva di un futuro. Io mi vorrei permettere di dire una cosa molto rapidamente, se me lo consente, anche riagganciandomi al discorso che faceva la dottoressa Ranalli su quello che c'è di buono e che si può prospettare no, in termini di un futuro migliore per chi si appresta ad uscire, perché prima o poi un detenuto sconterà la pena, finirà di scontarla, anche l'ergastolano prima o poi ha quell'aspettativa d'uscita. E allora che cosa succede quando si trova alle spalle il carcere e davanti quel bivio? È lì che la società deve imparare a guardare, è lì
cominciare a fossilizzarsi e a cominciare a pensare qual è il futuro da costruire per quella persona bisognosa, cioè in pratica il dimittendo, e quella è la situazione di rilancio della persona che, uscendo dal sistema penitenziario, deve essere accompagnata da chi da volta aiuta a vivere meglio anche la detenzione. Ma certo, c'erano gli consigli di aiuto sociale, oggi ovviamente si devono creare altre alternative rispetto al privato sociale. Nardella, invece, cosa serve in concreto, quali sono le vostre rivendicazioni nei confronti anche del nuovo governo a questo punto? Allora, intanto volevo un attimino anche riprendere il discorso fatto da... Tenete conto che già abbiamo sforato, certo, quindi io dalla regia prenderò sicuramente una decina di minuti. È importante quello che starò per dire, perché farò un punto un po' sulla situazione in generale che è stata finora trattata. Va a riguardare gli organici di polizia penitenziaria. Nel 1990, nel momento in cui c'è stata la riforma dell'amministrazione penitenziaria, si contano 21.000 detenuti rinchiusi in carcere e una forza di polizia penitenziaria pari quasi a 41.500 unità. Oggi ci ritroviamo con 57.000 detenuti e 33.000 agenti di polizia penitenziaria disponibili per sopperire per andare incontro alle esigenze dello Stato. Che cosa fa un poliziotto penitenziario? Io lo vorrei, e chiuderò questo discorso proprio leggendolo, e quindi venendo meno a una prescrizione che mi ha fatto il direttore, quello di tenere chiuso il telefono, leggere un messaggio che mi è stato mandato dall'attuale comandante del carcere di Torino, che è stato fino a pochi mesi fa comandante del carcere di Sulmona. Lo leggo così capiamo bene che cosa significa avere polizia penitenziaria all'interno di un carcere. Quello stesso giorno ne ho salvato uno di 18 anni, appena compiuti. Uno che voleva suicidarsi con il cavo della TV, piangeva e tremava. Questa volta si è trattato di un vero salvataggio. L'ho abbracciato e portato con me. Gli ho dato una merendina, un succo ed accarezzato alla testa. Ha parlato dopo due ore solo con me. Mi ha raccontato di essere spaventato per essere in un istituto di adulti e preoccupato per cosa avrebbe pensato la madre del piccolo reato che aveva fatto. Aveva rifiutato di parlare con la dottoressa, con l'infermiere e con la psicologa che avevo chiamato per farlo riprendere dalla crisi di pianto e dal tremore. L'ho portato con me nel mio ufficio, l'ho protetto dalle sezioni di adulti e non l'ho lasciato solo fino alla decisione del giudice che lo ha sentito in udienza di convalida, scarcerato. Gli ho comprato un altro succo ed il Kinder Bueno che mi aveva chiesto e l'ho salutato con la sua promessa di non pensare mai più al suicidio, per il bene che voleva la sua mamma e con quella di non tornare mai più in carcere. Questa è la soddisfazione professionale più grande della mia vita. E penso di parlare a nome di tutti i poliziotti penitenziari, perché questa è la nostra mission, più che quella di custodire, garantendo ordine e sicurezza all'interno degli istituti di pena. Grazie, grazie. È stato veramente, non ho nulla da aggiungere, come si direbbe. Faccio gli applausi. Un applauso personale a Mauro. Bello, bella questa testimonianza. Quindi era dell'ex direttore? Ex comandante. L'ex comandante, ho capito, perfetto. E Germano, sta a noi chiudere, insomma... sperando che quest'ora sia servita intanto a scalfire qualche pregiudizio, perché insomma un po' tutti, io per primo. Lo speriamo, io spero di... Tu li hai vinti e sei avanti in questa battaglia, all'avanguardia in questa regione, sei un punto di riferimento insomma per tutto ciò che è importante comunicare anche all'esterno tante volte di ciò che avviene lì dentro, e soprattutto io adesso ti chiedo una risposta tra virgolette politica. Andrebbe in qualche modo ridotto il numero degli accessi in carcere attraverso misure alternative alla detenzione che abbiano comunque questa funzione rieducativa, riabilitativa, ma che comunque possano essere svolte altrove nella società attraverso altri mezzi che non facciano vivere questa esperienza che abbiamo visto essere in questo caso a lieto fine, ma in tanti casi non lo è, soprattutto per quando c'è una carcerazione preventiva, quando si è impreparati ad entrare tra quelle mura. Io credo che ognuno di noi è una scommessa. Noi stessi, ogni giorno che ci confrontiamo con la vita e ogni volta che magari
iniziamo una nuova impresa, una nuova iniziativa, attività, eccetera, facciamo una scommessa con noi stessi. E cercare di educare, come diceva prima Sergio, rieducare secondo quello che è la vulgata popolare, dovremmo poter scommettere su ogni detenuto, perché poi ogni detenuto è una persona con una sua conformazione psichica diversa da un'altra, con una sensibilità diversa. Io credo senz'altro nella giustizia, però è ovvio che è una base comune per tutti. Se potessimo avere gli strumenti di seguire, ma anche come volontariato, anche come tirocinio di tanti psicologi e psichiatri, perché no? Avere delle misure alternative, avere delle persone che seguano veramente, perché un magistrato di sorveglianza, e apriamo un'altra parentesi lunghissima, praticamente infinita, non può assolutamente controllare quello che è il percorso di riabilitativo di ogni detenuto, avendone centinaia e centinaia. Bene, grazie Germano, grazie a Nardella, grazie al direttore liberatore, alla dottoressa Ranalli, grazie a Sergio Delia che ci ha aiutato nell'entrare in questo mondo. Io sono molto soddisfatto di questa trasmissione, spero che anche voi abbiate avuto qualche notizia in più e anche magari si sia, insomma, aperta qualche luce di riflessione su quello che è un mondo che in questa regione è anche un po' troppo sconosciuto, e noi speriamo di aver portato qualcosa alla luce in quest'oretta. Grazie a tutti voi, torneremo naturalmente ad occuparci anche delle carceri abruzzesi in altre occasioni. Arrivederci.